Ciao a tutti, buonasera. Questo sarà un video di review sui prodotti Avon che ho provato finora. Quindi vi darò un po' il mio parere sui prodotti appunto che ho utilizzato fino ad oggi. Alcuni non li ho comprati, non li ho ancora utilizzati o comunque li ho utilizzati talmente poco da non poter esprimere ancora un giudizio né positivo né negativo. Partiamo da questi due prodotti. La maggior parte dei prodotti che vi mostro li ho acquistati su eBay. Poi altri, alcuni li ho acquistati invece da una mia amica che proprio li vende nella mia città, che si chiama Monica, l'ho nominata diverse volte, però devo dire che su eBay ho trovato davvero delle offerte incredibili. Vi lascerò, se vi fa piacere, i link degli store dove li ho acquistati. Partiamo da questi due prodotti, che sono poi la stessa cosa praticamente, però uno mi è piaciuto e uno meno, che è l'Avon Magix. Che cos'è? È praticamente una base che perfeziona il colorito del viso, quindi una base da mettere sotto o sotto il fondotinta, proprio da utilizzare come... È un fondotinta. Allora, questo che è nel tubetto, allora penso, ma non lo so perché io l'Avon non la conosco benissimo. Questo è più vecchio, diciamo, e questo invece è il formato nuovo in tubetto. Ve lo faccio vedere da vicino. È con SPF 20 ed è un tubetto da 30 millilitri. E come vedete c'è scritto fondotinta viso trasparente, perfezionatore viso, appunto. E questo mi è piaciuto molto. Devo dire, questo mi è piaciuto davvero tanto. Vi faccio vedere com'è il prodotto, come si presenta. Fa fatica a uscire un po', bisogna spingere. Allora, si presenta così, quindi bianco, ed è molto setoso. Lascia la pelle veramente liscia e setosa, insomma. Beh, poi ovviamente mi è piaciuto molto. E tra l'altro fa durare a lungo il trucco, e questo l'ho usato diverse volte. Ho utilizzato qualche volta anche questo. Devo dire che non mi sono trovata benissimo. Come vi dicevo, è lo stesso prodotto, come almeno il nome, però poi cambia. È in questa scatoletta molto carina, questa confezione molto carina. Questo in realtà ha, se c'è scritto dietro, sì, c'è scritto SPF 15, mentre questo è SPF 20, quindi già questo è migliore. Poi questo è difficile da stendere, ora ve lo faccio vedere come si presenta. Allora, qui sotto c'è, come vedete, la spugnetta che io ho anche un po' pochino utilizzato, però. E questo è il prodotto. Esisteva, mentre questo è nella colorazione unica, cioè colorazione che non ha colorazione perché è unico. Questo invece aveva diverse, come posso dire, io ho preso fair chiaro, insomma, poi c'era probabilmente anche medio, scuro, non lo so. Comunque è molto carina la confezione sicuramente, però il prodotto in sé non mi è piaciuto, troppo pastoso, difficile da stendere, non so se si vede già un po', si percepisce, proprio brutto, no, no, no. Cioè ci vuole molto molto tempo per stenderlo e non è proprio il massimo, insomma. Però ogni tanto continuerò a utilizzarlo. Però se dovete comprarlo, scegliete questo, anche perché secondo me è più facile anche da trovare sia su eBay, ma anche non, ovviamente, anche proprio in Italia. Quindi questo penso sì, su eBay lo trovate ancora. Ora non so se è venduto, ma in Italia non lo so. Poi passiamo a un prodotto, no, che sarebbero due, ma l'altro non lo trovo. Comunque, i mascara che ho per ora provato, che sono due, uno è il Magnifi, che non lo trovo più, non lo so che fine ha fatto, non l'ho buttato comunque, e l'altro è questo. Comunque, entrambi non mi sono piaciuti assolutamente. Questo ha proprio no. Bocciatissimo, non mi piace, non stende le ciglia, non le separa, non le allunga, non le volumizza, non fa un tubo. Si chiama è della linea Color Trend, che diciamo è la linea un po' più economica, ed è questo, insomma, con il tappo azzurro. Invece il Magnifi è tutto nero e ha uno scovolino diverso, ha uno scovolino molto con i dentini molto molto fitti, con le setole molto molto fitte, ma non, anche quello è super bocciato. Quindi,
Mascara, per ora che ho provato, bocciati. Prodotto promossissimo invece è questo che ho acquistato su eBay ed è questo sempre della, ovviamente di Avon, sempre della questa linea che è Glazerware Extreme. E questo, ora non so se si vedrà, comunque è... No, non si vedrà. Pink Shine. È bellissimo, io l'ho pagato, ora pochissimo comunque, tipo una 2 sterline. Ed è bellissimo, è quello che ho adesso sulle labbra. Mi piace moltissimo, dura a lungo. E è semplicissimo, ora non è nulla di particolare, cioè non... però vi assicuro che è bellissimo. Dura veramente a lungo, ovviamente dopo un po' va via, però rimane il colore sulle labbra. È molto molto bello. Infatti sto cercando su eBay altri, è piccolino e non è molto grande, però questo assolutamente ve lo consiglio. Poi 3 rossetti che mi sono piaciuti. Beh, i rossetti mi sono piaciuti tutti, devo dire la verità, quelli di Avon, perché secondo me Avon fa degli ottimi lipstick. Allora, questo, ora io ne ho presi 3 a caso. Questo è quello di Ungaro, magari se lo metto dritto è meglio. Ed è che c'era una linea appunto di Ungaro, forse sotto Natale, se non erro, avevo preso anche un blush stupendo. Ecco, quello me lo sono dimenticato comunque. E ah, poi mi sono dimenticata altri prodotti. Vabbè, farò un altro video perché adesso mi sono venute in mente altre cose. Tanto ne farò un altro. Questa è la review Avon parte 1. Allora, il rossetto è molto bello perché vi ripeto, i rossetti Avon sono tutti belli, secondo me, almeno quelli che io ho provato. Questo è veramente stupendo. Poi, l'avevo già fatto vedere se non erro, questo anche è una vera chicca, secondo me. Anche i prezzi sono buoni. Questo funziona così. Praticamente fuoriesce. È quello più chiaro. E il terzo è questo della linea Oro, io non so come si chiami, ed è il Golden Peach. Sono belle anche le confezioni, guardate che bello che è questo. Ed è questo il terzo. Sono molto luminosi, molto belli. Poi questo blush l'ho acquistato su eBay dietro allo specchio, quindi è molto pratico da portare in giro, da portare fuori. È bello perché ha queste varie tonalità, quindi dalla più chiara alla più scura. Ora vabbè, questo io ho preso, rimane, però comunque sono belli tutti, ecco. Anche ovviamente il più chiaro, rosa, rosa chiaro. Sono tutti belli. E ovviamente è modulabile, quindi insomma, bello anche questo consigliato. Vi lascio il link degli store eBay dove appunto li ho acquistati, anche se comunque forse l'avevo già lasciati. E poi passiamo agli ultimi 2 prodotti, questi ve li consiglio, che sono 2 palettine comprate su eBay, su un store inglese. E questi sono veramente, ora mi devo pulire le mani per farvi vedere. Io questi li ho già usati, sono colori un po' autunnali, in effetti adesso magari in primavera, infatti li ho utilizzati molto ovviamente in autunno-inverno, perché sono marroni, questo verde, bosco, però sono molto belli. Comunque, insomma, ora ho il blush sotto, non si vedono, mannaggia. Ne prendo uno che è questo. Sono molto belli. E quindi questa palettina, so che ne esiste un'altra versione. Questa è 8 in 1, Smoky Eyes. Poi ne esiste un'altra. So che ne esiste un'altra,
che si chiama, ora non ricordo. Comunque ne esistono altre. Se voi andate su eBay, è facilissimo. E tante magari mi scrivono: ah, io non sono capace. Tutti siamo capaci, basta un po', no? Mettersi lì. Allora, io faccio così: eBay classico, io utilizzo il classico e digito Avon, ok? Digito Avon e mi iniziano a comparire tipo 10.000 risultati. Poi vado a sinistra e digito, cioè sì, seleziono più che digito, seleziono Unione Europea. E quindi mi compare tutta l'Unione Europea, soprattutto il Regno Unito, ma non solo, anche la Francia, la Germania, eccetera. E poi io seleziono compra subito, se non partecipo a aste, compro subito. Ecco, e lì mi vengono fuori tutti i risultati che io preferisco, insomma, con i prodotti, e poi io li vado a vedere tutti e trovo spesso offerte molto interessanti. L'altra palettina che vi consiglio è questa, anche di questa so che ce ne sono veramente svariate, ed è l'Electric Purple. Anche questa ha pagato veramente 2 soldi su eBay rispetto al prezzo comunque venduto in Italia. E se riesco ad aprirla, ok, fatta. E assomiglia un po' vagamente, vedendola così, infatti l'hanno proprio copiata, detto proprio così sicuro, a quella di Chanel. Perché vedete, è proprio simile, quindi packaging nero, 4 ombretti, sono molto belli, molto pigmentati, ora ho sempre le mani tutte sporche, ma vabbè, voi non ci farete caso. Ad esempio questo viola è stupendo, che poi è quello che ho utilizzato di più, e anche un po' l'oro, soprattutto durante le feste. Ecco, questi due ho utilizzato di più, ma anche gli altri, vabbè, gli altri sono molto molto chiari, però sono belli. Ecco, sono ombretti veramente belli. Sono due palette che vi consiglio perché sono molto, i colori, come vedete, sono molto pigmentati, quindi scrivono bene e sono belli e durano. Ovviamente con una buona base tutto è sempre molto più semplice. E per quanto riguarda quindi la review sui prodotti Avon, almeno la prima parte, perché poi ce ne sarà un'altra, è finita qui e quindi alla prossima. Ciao!